giro, sì, perché è difficile. Non lo tenete neanche qua su in cima, dalla parte opposta, perché sennò vi sta a far veleno. Cercate di tenerlo a metà, grosso modo, va bene? Non andate sui bordi, qui, allora, iniziamo dal mezzo. Quando guarda, bravo Tommy, quando la zuppate però, guarda, la zuppi, la strizzi e rinizi. Vai! E tanto abbiamo finito. Abbiamo finito. Sono stati bravissimi, guarda quanto. Ma davvero, Manca il nero. Ora voi dovete ripassare tutto quanto le righe. Bravi, un pezzettino alla volta. Ecco, senza darvi noia, Ora ti fai il colpicino della bagnante, ok? Tieni il pennellino, così, qui. Niente, per favore. Raccontaci che cosa avete fatto qui oggi, vieni, diccelo qui dentro. La Bagnanti. È un'opera di chi? Chi è l'artista? Di Miro. Che colore era quello dello sfondo? Di latte. Sopra che cosa avete dato? Che colore avete usato? Il nero. Sono stati bravi questi bimbi? Bravissimi, ma non avevamo dubbi sulla loro bravura. Nemmeno noi avevamo dubbi. Però mi sembra che si sono dimostrati molto più che all'altezza delle aspettative. Riescono sempre a stupirci i bambini, sempre. So bambini piccoli che però hanno subito capito come si usa il pennello, come si usa il colore, l'abbiamo visto perché hanno fatto dei Miro eccezionali. E te che cosa hai disegnato, te lo ricordi? La stella del mattino. E che particolare ha fatto, te lo ricordi qual era il tuo personaggio? Era l'omino? Filo. Quanti anni hai? 5. Fammelo vedere con la mano. Sei. Frega subito questo bimbo. 6 anni. E senti un po', ti è piaciuto questo lavoro? Cioè l'ha trovato interessante? Sì. Prima hai usato? Il nero, il verde. E poi? Basta. E poi basta, ottimo. E con che cosa l'hai usato il colore? Soltanto con i pennelli? Te invece che colore hai usato? Te lo ricordi? Ho usato prima il bianco, poi ho usato il blu e poi basta. Ma l'ho usato con i pennelli e basta? E anche con la carta. Questo sembrerebbe finito. Ha fatto questo qui te? Come si chiama? Te lo ricordi questo? La bagnante. Te che colore hai usato? Blu e bianco. E hai fatto anche te la bagnante? Ci venite a trovare a scuola? Sì. Ma te la vuoi la merenda quando vieni a scuola? Sì. Bravo, sì, si ragiona. Allora cerchiamo di organizzare anche una bella merenda, va bene? Allora battete il 5. Bravi. E allora vi aspettiamo a scuola, ok? Cosa avete fatto con Giulia, Jessica e Erika? Gli occhi. Gli occhi? Di cosa? Di Miro. Di Miro, che bello. E che cos'è questo qua? Un sole. Un sole. Cosa avete fatto? Io ho fatto un drago. Che bello. E tu cosa hai fatto? Una pizza. Una pizza, ma è grandissima. Sì. E poi cosa hai fatto? La stella e il gatto. Poi tu cosa hai fatto, Sofia? Questo. Sono tantissimi! Che belli! Veronica, si è divertita? Abbastanza! Sai, è un po' birbone lui, però... Birbone, sentiamo un po', sei birbone? Sì! Ti diverti, però? Sì! Cosa avete fatto? Abbiamo... Stiamo... facendo questo. E che cos'è quella? La bilancia. La bilancia. E con cosa l'avete fatta? La creta. Senti, ma me lo dici se è la prima volta che lavori la creta? Sì, è la prima volta. E com'è andata come prima volta? È andata bene. Cos'è questo? Un sole. Un sole. E l'hai colorato tu? Sì. Te, Irene, eri con questo gruppo, vero? Con me, con
Sara. E che cosa abbiamo fatto noi tutti insieme? Un pesciolino e un cuore. Un pesciolino e un cuore. L'abbiamo anche colorati, vero? Sì. Un po' per uno. Anche tu hai colorato, vero? Sì. Che ti aspetti adesso? Secondo te c'è la merenda? Sì. Ma chi te l'ha detto che c'è la merenda? Io non so tanto sicuro. L'ho vista. L'hai vista? E dov'è la merenda? Ah, eccola! Allora, buon appetito a tutti! Te che cosa hai fatto? Cosa hai modellato? Cosa? Colui che guarda. Colui che guarda? E adesso va in forno. Sei contento? Sì. E com'è andata oggi questa giornata? È stata un'esperienza bellissima, ho visto i bambini veramente oltre che manipolare e giocare, anche interagire in maniera importante con i tutors, con gli studenti. Allora vuol dire che è andata bene, ma allora ce li riportate qualche volta? Senza ombra di dubbio. Perfetto, allora siamo qui con le nostre insegnanti, Anna Rita Frate e Antonella De Felice, che ci diranno un po' di questa giornata, com'è andata secondo voi? È andata molto bene, i bambini sono stati bravissimi. I bambini e basta. No, siete stati molto bravi anche voi, vi siete comportati in maniera corretta, avete coordinato bene i bambini e il lavoro mi sembra venuto molto bene. E secondo lei com'è andata questa giornata? Secondo me sta andando molto bene, anche perché poi si riesce a creare con i bambini un rapporto veramente speciale e credo che sia un rapporto scambievole, cioè con voi si riesce a creare una sintonia che aiuta anche voi grandi a lavorare meglio. Spero che ci siano altre occasioni del genere perché voi con i bambini date il meglio. Sapete organizzarvi e organizzarli e per cui anche per voi è un'esperienza importante, rimarrà a voi e rimarrà anche ai bambini. Io ho fatto questo.